Io mettiamo oh, il blu. Belle, belle. Allora facciamo come abbiamo fatto prima. Allora siete goccio, eh? Vieni qua. Ah, sei molto bravo. Allora aspettiamo un attimo. Allora, per quanto riguarda la procedura per la posizione del terra, possiamo farlo in due modi, o partendo da seduto, quindi mettiamo il cane seduto e poi gli andiamo ad andare giù a terra con le zampe anteriori, oppure possiamo fargli da fare partendo da in piedi e chiedendogli di abbassare prima le zampe anteriori e poi andare giù con il posteriore. Siccome lei è degoccio, adesso cerchiamo di capire. Vieni qua. Sì, perché poi lei fa un po' fatica a star vicino alle persone. Allora, intanto partiamo così. Molto bravo. Seduto molto brava, veloce che ci fai seduto, provaci subito. Giù. Tu cosa stai usando? Brava, molto bene, terra, brava. Adesso sto usando un giuste. Non anche tu li hai preso giuste, però brava, sì, brava. Sì, sì, sì. Okay. Quindi nel terra da seduto che facciamo? Cosa dovrà fare? Quindi usiamo, cerchiamo di fare, di muovere la mano davanti al muso del cane portandola verso il basso e poi allungandoci. Mano a mano che vediamo che il cane si comincia ad abbassare, vediamo. Quindi vado dritta, muovo la mano in questa direzione per agevolare il movimento di discesa del cane. Molto bene, ma sei una brava ragazza. Ok. Intanto puoi provare a fare quello e poi vediamo esatto. Anche il resto. Però fare questo se vediamo, giusto, è bastato, quindi grazie al oh. Invece che la roba secca che gli hai detto hai fatto dei bocconi, oh va. Però è stata una motivazione sufficiente a farle fare una cosa sì. Con una perfetta scuola. Però ti toccava andare a comprare la porchetta. Esatto. Nonostante lei abbia delle difficoltà, mi pare di aver capito ogni tanto con le persone, giusto? Sì, è un po' timidina, eh sì, lei amore. Patata, devi andare da tua mami, non da me. Eh sì, guarda che c'ho, vai. Il famoso guarda che c'ho funziona sempre. Terra, oh, brava, bene. No, guarda il cane, eh. Lei sicuramente è andata un po' troppo avanti. Un po' troppo, anche io prima sono andata un po' troppo avanti perché ha scavallato. Alla fine ha alzato anche il culetto. Sì, vero. Addirittura i tanti cani che dopo un po' cominciano a conoscere la posizione diventa inutile fare questo. Sì. Cioè semplicemente vai giù. Sì, sì. Secondo me lei adesso sta qui. Però per insegnarlo, insomma, soprattutto se vedi che ha difficoltà, poi la velocità la regoli a seconda di come il cane reagisce al movimento. Sì. Quindi se ha bisogno di più tempo per apprendere oppure no. Sì, seduta, vai giù, vai avanti, ok, lì. Guarda, torna qua indietro con la mano, ok, quando fai questo momento guarda davanti, guarda dietro, guarda questo lo dovreste imparare come educatori, sì. Guardate dietro, sì, perché te ne dice il posteriore se il cane è a terra, ok, o se stai facendo troppo perché rischi di alzare, fai un'altra volta senza andare troppo indietro con la mano, sta assecondando un attimo il movimento suo. Signorina, la palestra so che non ti piace, ma è bella la terra, non ci piace mai, però giù, ferma lì, ferma, esatto, un pochino più avanti, poco più avanti, perché ha sentito l'amore, la ok, ferma, ferma, ok, perfetto. Brava. E sei brava? Sì, vabbè, dato tu sei mangiata prima e tu prendi la brava. Bene, ragazza. Ogni quanto va fatto questo esercizio per fare in modo che il cane non se lo scordi? Il mio istruttore diceva, l'hai fatto mille volte? Quando l'hai fatto mille volte, allora non dovresti avere problemi. Poi dipende dal cane, dipende dalla voglia che ha di imparare, dipende da molte cose. Allora, il movimento consiste nel passare la mano davanti al muso del cane, quando senti che ce l'hai provi a spingere un pochino indietro, brava ragazza, vai. Questo è un po' più complicato, sì, anche se, niente, vieni qua. Lo mordicchia quel giusto o no? Non fa pressione. Non fa pressione, no, ferma lì. Vai, vai. Ferma lì, giù. Non esagerare. No, niente. Ci sta, eh? Ci sta, ci non sta. È molto lontana da farlo. Dai, però forse qui si sì, potrebbe far comodo addirittura. Il gamberetto ci vorrebbe qua. Vogliamo provare a cambiare cibo? Ma ce l'hai dietro? Sì.
Ho l'arsenale qua oggi. Ma tu hai vita la sigaretta adesso? Sì, arrivo già. Così vediamo. Ah, proviamo il gambinazzo, proviamo il parmigiano, eh? Questo è buono da parmigiano, morire. Faccio pure io il tavolo. Questo è buono da morire. Proprio devi essere molto brava, ragazza. Si dico già parmigiano, quindi. Sì, perché mia madre gli ha insegnato. Ah, ma sai che non mi piace questa posizione, è un po' chiusa. Sì, perché tende. Ecco, il collo bello allungato. Ferma lì, vediamo. Poi non sta tranquilla, non sta tranquilla. Vieni. Oh, ok. Sì, pure il parmigiano sì, mi piace, ma non era. Allora, alziamo ancora di più l'arsenale. E vorrà dire che questo cane per far terra diretto ci potrà impiegare anche un anno. Quello che ho impiegato io con Nina per fare passi indietro. Oh, questo è buono.